Greenpeace Olanda ha fatto scoppiare il bubbone del trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti che Stati Uniti e Unione Europea stavano quasi segretamente portando a conclusione. Le 248 pagine di documenti pubblicati da Greenpeace hanno confermato che il trattato, se approvato, metterebbe a rischio il clima, l'ambiente e la sicurezza dei consumatori europei. Washington sta usando le maniere forti per costringere di fatto l'Europa ad accettare le sue regole, che significano, ad esempio, lesionare il principio di precauzione, cioè nessuna autorizzazione a merci sospettate di poter provocare danni di cui non si può misurare l'entità. Sparite le norme di riferimento della protezione del clima, via libera alla commercializzazione di organismi geneticamente modificati. La minaccia è: se l'Europa non accetta, limiteremo l'importazione negli Stati Uniti d'America di auto europee. A quanto pare Bruxelles avrebbe cercato di resistere, chiedendo di sostituire l'arbitrato privato tra le imprese in una sorta di tribunale internazionale, che dovrebbe regolare anche le controversie tra investitori e stati. La commissaria europea Malmström assicura che l'Europa non cederà, ma dati i precedenti c'è da dubitarne. Siamo di fronte a una colossale operazione di resa dei poteri democratici dei cittadini alle grandi corporation. Dopo la Germania, l'Italia scenderà in piazza a Roma contro il trattato TTIP il prossimo sabato, 7 maggio. Per l'ex presidente dello Yemen, Ali Abdullah Saleh, in carica fino al 2012, non vi è alcuna differenza tra il regime saudita e gruppi terroristici come lo Stato Islamico o Al-Qaeda. Intervistato dall'emittente televisiva RT, per Saleh, Daesh, Al-Qaeda, Al-Nusra e tutte le organizzazioni terroristiche che operano anche in Europa e in Russia sono nate in Arabia Saudita. In seguito, anche il Qatar e la Turchia hanno iniziato ad usarle e le finanziano per raggiungere i loro obiettivi. Il politico ha aggiunto che, essendo una creazione dell'Arabia Saudita, i terroristi non hanno alcun programma politico concreto. Il loro unico programma è il denaro. Proprio come l'Arabia Saudita, che persegue solo i propri interessi, si compra la coscienza delle persone, fa affari nella compravendita di armi, corrompe politici in diversi paesi del mondo. Per Saleh, il futuro dello Yemen non dovrebbe essere discusso né a Ginevra né in Kuwait, ma dovrebbe essere formato un governo di unità nazionale sulla base di nuove elezioni. Il danno recato allo Yemen dall'aggressione saudita ammonta a miliardi di dollari. Più di 8.000 persone sono state uccise e altre 27.000 sono rimaste ferite, vittime dei crimini commessi dai sauditi contro l'umanità. In queste immagini, la capitale Sana'a, patrimonio dell'UNESCO, prima e dopo i bombardamenti della coalizione del Golfo. E di 14 morti e decine di feriti, il bilancio ancora provvisorio di un attacco missilistico avvenuto stamani ai danni di un ospedale nella città siriana di Aleppo. L'ospedale, che era sotto il controllo delle forze governative, è stato colpito da un gruppo di terroristi che continuano a non rispettare la tregua. Per il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che oggi ha incontrato a Mosca l'inviato dell'ONU De Mistura, è ora in fase di completamento l'accordo tra i militari americani e quelli russi per un cessate il fuoco nella città di Aleppo. Questa decisione potrebbe essere annunciata anche nelle prossime ore. Mosca chiede che il cessate il fuoco in Siria sia ampliato e consolidato, nonostante la posizione non costruttiva del Comitato Supremo per i negoziati, ossia la maggioranza dell'opposizione siriana ai colloqui di Ginevra.
Il re di Spagna, Felipe VI, ha sciolto il Parlamento e ha indetto nuove elezioni il prossimo 26 giugno. È la prima volta nella storia democratica della Spagna che non si riesce a formare un governo. Le ultime elezioni politiche, che si sono svolte il 20 dicembre scorso, hanno rotto lo schema del bipartitismo. In gennaio il premier uscente, Mariano Rajoy, aveva rinunciato alla formazione di un nuovo governo in mancanza di sostegno parlamentare. La palla era poi passata al leader socialista Pedro Sánchez. Ma né il leader di Podemos, Pablo Iglesias, né Mariano Rajoy hanno accettato di formare un governo con il Partito Socialista Operaio Spagnolo. Oggi, per recuperare consensi e ottenere il sorpasso sul PSOE, Podemos svolta a sinistra, negoziando con Izquierda Unida le condizioni per una coalizione elettorale. E ora, dopo le notizie serie, vediamo come l'informazione viene somministrata agli americani.